È stata inaugurata mercoledì scorso a Palazzo Bracci Pagani la mostra di Valentina Meloni dal titolo Aruspici dell'anima. Valentina è una giovane artista che frequenta l'Accademia di Belle Arti di Urbino prossima alla tesi. Con le sue opere fa un'indagine psichica. Attraverso le sue simbologie, infatti, rimanda ai concetti di alchimia, trasmutazione ed antiche tradizioni. L'inaugurazione è stata lietata dalle note di Agata Boceti, musicista nata a Reggio Emilia che con la sua arpa ha creato un'atmosfera magica e suggestiva. Il termine aruspice fa riferimento a un'antica figura che era quella di un sacerdote o per esempio anche di un druido che utilizzava le viscere di alcuni animali, in particolare dei volatili, per indagare quelle che erano poi le componenti interiori del divino ma anche dell'essere umano. Nell'antichità venivano utilizzate queste pratiche principalmente per trarre divinazioni, oracoli, profezie. Io invece, in chiave contemporanea, riprendo questa tradizione, però ovviamente riferendomi ad un contesto più legato alle sfere delle scienze umane, quindi alla psicanalisi, alla psicologia e allo studio di quelle che sono le componenti interne. Quindi diciamo che ogni quadro è un po' un invito anche ad una riflessione di quelle che sono appunto le parti che costituiscono l'anima umana. Un mondo da cui lei è stata sempre affascinata. Sì, fondamentalmente sì. Per quanto riguarda la mia formazione, io vengo da degli studi di tipo umanistico, ho fatto il liceo delle scienze umane qui a Fano, quindi sono sempre stata in qualche modo influenzata da questa tipologia di letture come Jung, Freud, tutto quello che riguarda un po' il mondo della psicanalisi e delle scienze umane in senso generale, e anche della filosofia ovviamente. C'è un artista a cui si ispira o che le piace in particolare? Particolarmente no, però a livello artistico mi sento vicina molto alla corrente surrealista, proprio per diciamo la componente, se vogliamo, onirica e psichica che emerge nei miei lavori. I suoi lavori sono composti in maniera modulare, che cosa significa? La modularità praticamente sarebbe il fatto che io scelgo di comporre le mie opere sia singolarmente, quindi ogni quadro è pensato sia per funzionare in maniera a sé stante, sia per essere alle volte inserito all'interno di un'opera più grande, composta quindi da più quadri, e quindi costruire trittici o dittici o insomma opere più complesse. Alle sue spalle un'opera in cui lei ha voluto lasciare appositamente uno spazio, perché? Il fatto di lasciare alle volte degli spazi fra le mie opere sta ad indicare semplicemente il fatto che l'immagine che noi abbiamo di noi stessi non è mai un qualcosa di prettamente unitario, c'è sempre una frammentazione, un vuoto, una pausa fra più elementi che compongono una forma unica, quindi è un po' questo il senso, cioè far riferimento a quel vuoto, a quell'abisso che fa parte anche dell'esistenza e della vita, quindi quella specie di pausa, di taglio, di apertura se vogliamo anche, e di respiro. Dietro questo quadro c'è una simbologia, quale? Sì, allora un po' in tutte le mie opere ci sono dei riferimenti ad una simbologia alchemica, e in particolare un'alchimia interiore, quindi legata all'anima se vogliamo. Ad esempio in questo quadro possiamo notare nella parte inferiore ci sono delle componenti vili, delle componenti basse, come per esempio le zampe o componenti indefinite, che vengono come separate da quelle che sono poi le componenti interne come le uova e diciamo quelle che sono le possibilità per un'ascensione e una trasmutazione. Questa è la sua prima mostra? Qui a Fano sì, come mostra personale sì. Precedentemente ho partecipato a collettive e più avanti ho in programma altre collettive con diversi collaboratori, però come prima personale sì, a Fano sì. Valentina, per chi volesse venire a visitare la mostra, in che orari e in che giorni è possibile visitarla? Sì, la mostra sarà aperta al pubblico dalle 21 fino alle 23:30, eccetto il lunedì, fino al 21 agosto.